troviamo nella cappella rurale un tempo di San Nicola della Meta. Della Meta, la Meta perché era la denominazione della località. Una chiesa, o meglio una cappella esistente dal 1644. Quindi ha svolto una funzione religiosa legata proprio alla località, anche se è da considerare che il culto di San Nicola a Vasto viene diciamo definito nel 1714, quando viene inaugurato il pellegrinaggio a Bari, ed esiste tutta la documentazione sul questo pellegrinaggio guidato dalla moglie di Cesare Michelangelo d'Avalos, Isabella d'Avalos. Ma torniamo alla cappella. Siamo qui perché per ricordare un aspetto che San Nicola e con l'area adiacente questa cappella è stata anche un cimitero. Un cimitero durato dal 16 novembre del 1837 al 23 marzo del 1844, e nell'area ivi compresa la chiesa sono sepolti 1750 corpi. Dunque, durata, come si vede, 7 anni. Da aggiungere, per 36 anni la chiesa è stata praticamente, è stata sospesa la festa che qui si faceva anche. Quindi solo a partire dal 1874 viene concessa, o meglio, si riapre al culto, sempre per maggio. Che cosa accade ancora? Che nel 1875 il sacerdote, che vedete lì, Francesco Paolo Micione, chiede la cessione della chiesa per culto. Che cosa accade? Che questo Francesco Paolo Micione, ora qui in questa lapide è praticamente scritta un po' la storia della chiesa. Diciamo, Francesco Paolo Micione è il fratello di questo Sebastiano Micione, che è sepolto in quest'area. Sebastiano Micione, dico, qui riposano le ossa di Sebastiano Micione, al fratello dolcissimo Francesco Paolo, dà questa lapide, offre questa lapide. Muore questo Sebastiano Micione, ventenne, quadrilustre, e il
sei, vedete molto bella l'indicazione, non morto, ma denato, il 6 marzo del, no, il 21 marzo, 6 idi di marzo del 1838. Ora questa è una lapide, forse l'unica, perché le altre lapidi, o meglio possiamo chiamarli signacula, che indicavano i cadaveri, i corpi, erano queste. L'unica lapide superstite, ovviamente, sono solo indicate le iniziali dei sepolti, ovviamente in questo modo non possiamo identificare chi sono. Sappiamo che sono morti nel 1840. Dunque, ecco, abbiamo il senso del cimitero. E ripeto, quest'altra lapide accanto è quella che abbiamo già visto, è la lapide che ci indica un po', ripeto, la storia. Quindi che cosa succede? Il cimitero dal 1837, nel momento stesso in cui la chiesa non è più deputata ad ospitare i corpi, ecco che decide, il comune decide la temporaneità di questo sito per poi trasferirlo in località Catello dove si trova adesso il cimitero. Come si vede, l'altare è un altare, come si legge, privilegiato quotidiano, cioè dove ogni giorno si diceva la messa, dedicato a TFCM. Nel 1840 la persona o le persone che sono indicate nel signaculo. Il Camposanto di Vasto, nella contrada di San Nicola, di Cesare de Orasis, patriota mazziniato di Furci. Come un mesto pensier dentro la mente mi ragionava, e di pietà l'affetto iva destando in me soavemente, e ogni altra cura mi chetava in petto. Per via Romita mossi lentamente di San Nicola all'umile tempietto, dove han le ossa della morta gente su per l'erboso pian funereo letto. Quivi della suprema dispartita l'idea mi vinse ciascun sentimento, e intesi il nulla dell'umana vita, ma intesi ancor come sia calma e pace sol nella fossa dove il violento infuriar degli uomini si tace. 1° settembre 1855.